appunto di leads che di conversioni su Shopify, quindi sul vostro e-commerce. Più appunto le lookalike audience che sono principalmente pubblico simile, quindi un pubblico che verrà creato da Facebook, principalmente dal pizza di Facebook, che andrà appunto a creare questo pubblico simile al pubblico che ha già interagito con il nostro sito web, che magari ha già comprato, ha già aggiunto al carrello, quindi possiamo selezionare la lookalike audience per ogni tipo di evento, per visita sul sito web, per l'aggiunta al carrello, per l'acquisto. Ovviamente l'acquisto sarà la vostra arma vincente. Quindi ogni volta assicuratevi di creare il pubblico simile vincente e sfruttarlo a dovere, targetizzarlo a più non posso. E riassumendo tutto in una semplice equazione, soprattutto per quanto riguarda l'e-commerce con Shopify, gli annunci Facebook e-commerce di successo sono dati principalmente dalla offerta comprovata che è rappresentata prima di tutto dai prodotti vincenti, prodotti che per quanto riguarda soprattutto il dropshipping, ma anche l'e-commerce in generale, presentano prodotti che già sapete essere vincenti, che già hanno avuto vendite, che già vendono da vostri competitors. E quindi già siete sicuri che vendano. Ovviamente dovete sapere come trovare i prodotti vincenti e io ovviamente vi ho creato un video apposito, quindi lo trovate, ve lo metto qui sopra in alto a sinistra, oppure lo trovate nel mio canale, come trovare i prodotti vincenti e soprattutto quali strumenti utilizzare. Quindi vedetevi tutto il video sui prodotti vincenti dall'inizio alla fine e soprattutto utilizzate gli strumenti che vi dico io che sono veramente i migliori sul mercato e vi aiuteranno tantissimo, vi faranno veramente risparmiare un sacco di soldi e soprattutto vi salveranno un sacco di tempo. Quindi già vi risolve il problema di che prodotto vendere attraverso il video. Abbiamo quindi la nostra offerta comprovata. In più andremo quindi a utilizzare i dati, la nostra raccolta dati, per appunto essere sicuri, sapere a chi ci stiamo rivolgendo, a che pubblico stiamo vendendo e quale risuona in maniera migliore, quindi quale converte di più. E infine, come abbiamo già detto, l'ottimizzazione creativa, quindi l'ottimizzazione dei vostri ads, dei vostri annunci e l'utilizzo del maggior numero possibile di angoli, appunto, di immagini, video, ragazzi. Provate e testate a più non posso perché è là la base del successo. Quindi io ve l'ho detto, non fate le cose a caso, mi raccomando. Abbiamo quindi finalmente spiegato la teoria universale degli annunci di Facebook e continuiamo con una frase che ho scelto per voi. Nessuno conta il numero di ads che pubblichi, ricordano solo l'impressione che fai, di Bill Berbach, che praticamente è un advertiser famosissimo straniero, ovviamente, che appunto con questa frase indica appunto che la cosa più importante è la qualità, okay, degli ads, ovviamente, ma come abbiamo detto, anche oltre alla qualità dobbiamo avere anche diverse tipologie di Facebook Ads, come abbiamo detto in precedenza, diversi angoli, diverse creatives. Quindi comunque ragazzi, ovviamente la qualità vince sempre su tutto. Quindi se avete degli ads che veramente riescono a fare la differenza, lo noterete subito grazie appunto al set di colonne informative che vi ho spiegato in precedenza. Quindi ragazzi, non fate le cose senza l'analisi dei dati, mi raccomando. Brevemente andiamo a ricordare perché appunto esistono questi problemi nell'advertising, specialmente Facebook Ads, perché appunto è una piattaforma d'aste e ci sono diversi fattori esterni, come appunto la mancanza di spazio pubblicitario, un numero limitato di persone e inserzionisti che possono comunque entrare ogni giorno. Ovviamente capite bene che come arriveranno nuovi inserzionisti, sempre più inserzionisti usciranno, okay, da Facebook perché diranno Facebook non funziona, non riesco a convertire, eccetera, eccetera, ovviamente perché non sanno quello che stanno facendo. Quindi vi assicuro che Facebook è lo strumento numero uno al mondo, è per questo che ha così tanto successo e soprattutto così tanto revenue fatturato. Le campagne si esauriscono se non vince abbastanza aste. Quindi ragazzi, l'obiettivo vostro è vincere sulla concorrenza, appunto in modo tale che le campagne siano sempre belle pimpanti, ok? Quindi dovete cercare di lasciare le vostre campagne il più a lungo possibile vive, ok? Andiamo avanti, appunto le soluzioni, ok? Ricapitolando, sono semplicemente sempre più test, nuovi annunci e nuovo tipo di pubblico. Se uomo o donna, età di range differenti, ovviamente interessi differenti, ragazzi, dovete proprio
buttarvi a capofitto, ovviamente non selezionando interessi a caso, perché se voi state vendendo accessori di moda e targetizzate per esempio gli ecologisti, non è proprio il massimo della targetizzazione, potrebbero comprare, però potete fare di meglio. Se state vendendo accessori di moda, la cosa migliore che potete targetizzare per esempio è Zara, ok? Che Zara è un brand conosciuto in tutto il mondo, molto facile da targetizzare e soprattutto ha un range di prezzo abbastanza basso, ok? Medio basso. Quindi se hai un pubblico che stava già funzionando bene prima, lo devi testare con nuovi annunci. Questo cosa significa? Significa principalmente che se il pubblico che avete selezionato funziona a sta grande, per continuare a farlo vivere letteralmente, noi lo testiamo con nuovi annunci, ok? Quindi andremo ad aumentare le creatives, gli ads, gli angoli degli ads, magari immagini, video, collezioni. Ragazzi, con Facebook ormai potete fare qualsiasi cosa. Se è un annuncio con un buon rendimento, testalo con un nuovo pubblico. Qui facciamo il contrario, quindi voi dovete sempre tenere bene a mente la variabile pubblico e la variabile annunci, che sono le due principali, diciamo che sono i due principali fattori che voi dovete appunto utilizzare, perché come già detto voi dovete impostare sul CBO appunto la campagna, il budget giornaliero per la vostra campagna. A voi rimane giustamente il compito di scegliere l'annuncio giusto per il pubblico giusto. Quindi ragazzi, potete assolutamente fare qualsiasi cosa, ripeto, piccole modifiche possono fare una grande differenza, ad esempio il copy dell'annuncio. Quindi potete magari utilizzare la stessa immagine, lo stesso video con copy differenti e vedere tramite appunto l'analisi dei dati quale magari ha un maggiore click through rate, quale ha un maggiore tasso di conversione, eccetera eccetera. Quindi ragazzi, testate qualsiasi cosa, nuove angolazioni come ho detto in precedenza, ovvero concentrarsi su un diverso punto di dolore o beneficio emotivo del prodotto. Quello che vi dico molto spesso appunto ragazzi, non dovete solamente vendere prodotti, ma dovete vendere proprio emozioni. Un esempio classico potrebbe essere quello di per esempio un prodotto magari di cosmetico, ok, un prodotto per la bellezza per la cura del viso, quindi bellezza. Potete in questo caso creare un video con una donna che prima di utilizzare un prodotto e magari ha una pelle meno lucida eccetera eccetera, e dopo aver utilizzato un prodotto ha la pelle tutta bella nuova. Capite bene il messaggio emotivo che questo tipo di video manda alle vostre clienti, quindi nel caso appunto di un prodotto di cosmetica. Quindi sta a voi selezionare i nuovi tipi di ad, come già detto, nuovi formati di annunci, lunghi, brevi, larghi. Dovete testare qualsiasi cosa, come sia per quanto riguarda la larghezza del video per esempio, dell'immagine, se rettangolare, quadrata. Ragazzi, potete veramente sbizzarrirvi. Quando funziona qualcosa appunto bisogna raddoppiare su di esso, quindi appena siete sicuri che il vostro funnel, sia per quanto riguarda l'annuncio sia per quanto riguarda il pubblico, funziona, quando siete sicuri che funziona raddoppiate, ok? Quindi andate a aumentare il budget, duplicate la campagna, aumentate il budget e sicuramente avrete molti più risultati positivi. Quindi è necessario testare continuamente e trovare nuovi annunci basati su diversi tipi di pubblico per vincere più asse su Facebook. Come abbiamo detto in precedenza, quindi la cosa fondamentale è testare, test, come nella vita. Facebook è uguale, in quanto appunto gioca un ruolo cruciale nella vita reale e non è un videogame, quindi voi dovete testare, perché voi inizialmente non avete idea di cosa funziona, cosa no, se magari quel prodotto ha già venduto o no, quindi dovete soprattutto testare. Quindi il vostro obiettivo sarà vincere le aste di Facebook attraverso la risonanza maggiore del vostro annuncio per quel tipo specifico di pubblico. Ragazzi, non ve lo scordate mai. Adesso andiamo a vedere nel Business Manager come creare la nostra campagna da zero. Vi mostro brevemente come si fa. Andiamo alla nostra gestione inserzioni appunto del mio cliente. Abbiamo qui crea. Ok, crea campagna, CBO test,
per tutti coloro che hanno dimestichezza con le inserzioni di Facebook. Vedete qua, ovviamente possiamo selezionare l'obiettivo. Vi ricordo che ho già creato il tutorial dove spiego tutti gli obiettivi, quale seleziona e quale no, nel mio canale lo trovate, e iscrivetevi al canale, mi raccomando. In questo caso se vogliamo vendere, quindi convertire i nostri clienti, inseriremo conversione, ok? Se ovviamente avete un brand e-commerce o un negozio Shopify. Genera contatti e inserzione, no. Ottimizzazione della campagna del budget. Vedete qua che possiamo selezionare appunto budget giornaliero di 100 euro. Quindi andremo qui, selezioniamo CBO test qui e CBO test qui. Ok, creiamo la nostra nuova campagna CBO. Qui ragazzi lasciate costo inferiore, perché ovviamente la vostra campagna andrà a ottimizzare autonomamente il vostro budget per appunto il costo inferiore, quindi andrà a cercare da solo i migliori clienti per quanto riguarda il vostro prodotto. Quindi soprattutto all'inizio vi consiglio di lasciare costo inferiore, mi raccomando. Poi successivamente, quando sarete più avanzati soprattutto per quanto riguarda Facebook Ads, potete sbizzarrirvi. Vi spiegherò più nei dettagli come funzionano queste appunto queste variabili nella CBO nel corso, ovviamente più avanzato. Quindi per il momento lasciate costo inferiore. Andiamo all'ad set, ed qua possiamo inserire appunto ovviamente le conversioni. Qui ovviamente inseriremo l'evento di conversione a acquisto, perché vogliamo che i nostri clienti comprino. Qui nel pubblico personalizzato potrete inserire quindi il vostro pubblico simile, il vostro pubblico personalizzato, come per esempio se volete ritargetizzare. Qui inserirete ovviamente persone che vivono in questo luogo, se vendete in Italia. Ovviamente come targetizzare in maniera più dettagliata ve lo mostro negli altri video tutorial, quindi andatevele a cercare nel mio canale. Quindi qua giusto per farvi vedere, qui ovviamente modifica posizionamenti. Vi consiglio sempre di utilizzare le feed, principalmente le feed, soprattutto per quanto riguarda il vostro pubblico freddo. Inserite solamente le feed, quindi la sezione notizie di Facebook e Instagram, ok? Anzi, vi consiglio di farle separate, quindi fate prima una sezione notizie di